Ciao a tutti, buon pomeriggio per questa settima edizione, settima puntata della seconda edizione del Big Saturday Live Show. L'argomento di oggi è il sim racing e come ospiti speciali chi meglio di Cristiano Martelli, presidente di ACI Esport, e di Emanuela De Leo, giusto? Non vorrei Giusto. De Leo, non vorrei fare De Leo, gaffe. certo. Ok, perfetto. Avvocato del diritto sportivo e parte della commissione appunto di ACI Esport. Ovviamente sempre a presenziare Fabio Moressoni, presidente di Brotherhood Italian Gaming Buongiorno a e tutti. dottor Federico Loda a rappresentanza di Playability, psicoterapeuta e psicologo esperto nella psicologia dei videogiochi. In Buongiorno a breve, tutti. diciamo, fatte le presentazioni del caso, io presenterei, farei presentare, direi a questo punto, da Cristiano, cos'è, chi è ACI Esport? Allora, intanto buongiorno a tutti. Allora, ACI Esport, come abbiamo detto in precedenza fra di noi nelle prime chiacchiere, è una commissione nata 5 anni fa da appassionati del mondo del sim racing, che ormai da tempo frequentatori di portali nei quali venivano organizzati i campionati, ci siamo resi conto che non c'era una regolamentazione intanto uguale per tutti, per cui ogni volta che cambiavi organizzatore, ogni volta che cambiavi portale, sostanzialmente trovavi regole diverse. E questo ha fatto sì che dentro di noi scattasse un po' una molla, che era quella che ci ha portato a un certo punto a costruire un progetto da portare in ACI per far capire che necessitava innanzitutto di una regolamentazione perché stava prendendo una certa importanza. Sempre di più i ragazzi si trasformavano comunque in atleti sportivi perché si allenavano ore e ore, e quindi abbiamo pensato di portare questo progetto in ACI per chiedere alla federazione la volontà e chiedere a loro se avevano la volontà di aiutarci a rendere disciplina regolamentata questa parte di motorsport simulato che inevitabilmente simulava quella che era la realtà dei fatti di una federazione che già si occupa di questo. All'inizio è stato un po' complicato perché entrare in una federazione italiana che comunque è fatta di persone che mediamente come età sono abbastanza alta, quindi spiegare quello che facevamo noi nelle nostre case, ognuno da casa propria, è stato abbastanza complicato. Faccio una Non... precisazione, ACI è l'ACI quella vera delle macchine, Sì, come ACI dire. Roma, ACI Automobile Club Italia. Quindi mi ricordo in riunione qualche risata da parte dei vari direttori perché questi mi guardavano perché io chiaramente con il mio entusiasmo e il mio amore per questo mondo cercavo di raccontare questa cosa con tutta l'enfasi del caso e quindi mi hanno un attimino preso un po' in ridere perché non pensavano obiettivamente che invece dietro a questo ci fosse in realtà un mondo che è diventato molto interessante. Marco Ferrari, che è il direttore generale dello sport, mi ha concesso di poter partire con il progetto. I primi anni sono stati un po' difficili, come vi dicevo, perché comunque dovevamo trasferire i concetti di un mondo virtuale a gente che non aveva neanche la minima idea di cosa stessimo parlando. Dopodiché è arrivata purtroppo la pandemia e a un certo punto cosa è successo? All'interno di ACI tutto quel meccanismo della commissione eSport che era partito in modo lento ha avuto un'accelerazione perché a un certo punto si sono trovati circuiti chiusi, piloti fermi, e qui parlo del mondo reale, e lì mi è stato chiesto di muovere le cose molto più velocemente per mettere in pista virtuale quelli che erano i piloti reali che a quel momento erano fermi, inchiodati. E questa cosa qua ha dato un enorme boost perché alla fine ci ha dato modo intanto di avere molta più visibilità. L'interesse è cresciuto a dismisura e finalmente siamo riusciti a partire con il progetto, ahimè,
purtroppo grazie a una situazione poco simpatica per tutti, però insomma ha dato un boost enorme a quella che è stata la commissione eSport e siamo partiti. Abbiamo lavorato bene. L'anno scorso, luglio 2021, dopo grandi fatiche, ed Emanuela con me è stata una parte determinante, perché se non c'era lei che mi dava tutte le info del caso, probabilmente non sarei riuscito. Siamo riusciti a far riconoscere al CONI il sim racing come disciplina e quindi di conseguenza portare tutti i ragazzi che oggi prendono la licenza da pilota simulativo a livello atletico, quindi sono degli atleti a tutti gli effetti. Questo è il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni. È un gran lavoro perché il riconoscimento per un esportivo da atleta è sicuramente una cosa molto importante. Come hanno vissuto i piloti reali il fatto di vivere la simulazione? Sono curiosità. È una bella domanda, Fabio, ti spiego anche il perché. Una delle battaglie che porto avanti è il pilota simulativo si sente a tutti gli effetti un pilota ed è anche giusto che sia così da un certo punto di vista, perché purtroppo chi fa simulazione tante volte è proprio perché non ha le disponibilità economiche per correre in pista. Infatti, quello che io ho portato in ACI, quando ho portato in ACI il progetto eSport e simulazione, l'ho venduto a loro, anche se non è stato pagato, ma uso la parola venduto a loro, come il sim racing per tutti e quindi il motorsport per tutti. La possibilità di correre con pochi soldi, quindi anche con un volante attaccato alla scrivania, no? Un piccolo monitor da 24 pollici e quindi sono partito da lì. Quindi i ragazzi si sentono a tutti gli effetti dei piloti. La domanda che fai tu è giusta perché io la lotta che faccio è tengo ben distinti quelli che sono il pilota reale dal pilota virtuale. Perché questo? Perché il pilota simulativo si sente un pilota a tutti gli effetti, no? E quindi diciamo che la classica frase che si sente è perché non ho i soldi? Se avessi i soldi io al posto di quel pilota andrei più forte. In realtà scattano dei meccanismi che sono la paura innanzitutto, che la gente non prende in considerazione, perché sul gioco possiamo fare una curva a 300 km orari e nella peggiore delle ipotesi tieni premuto il Esce. tasto ESC e torni ai box. Nella realtà, se vai fuori a 300 km orari, c'è da vedere se lo puoi raccontare. Quindi Certo. ho tenuto distinto, come del resto chiedo e ho sempre chiesto ai piloti reali di rispettare i piloti virtuali, perché allo stesso modo quando loro salgono sul simulatore non è detto che vadano forte, a parte qualche caso particolare come Verstappen, esempio, però insomma è difficile, molto difficile. Io ho avuto modo di passare qualche serata con Giancarlo Fisichella, che è proprio l'antisimulazione per eccellenza. Giancarlo proprio è allergico e mi diceva: no, Cristiano, perché volevamo fargli fare una gara del campionato italiano come ospite, perché chiaramente è comunque un personaggio, una persona che ha fatto un po' anche lui la storia dell'automobilismo. E mi ricordo che nelle serate in cui ci allenavamo insieme e cercavo di dargli una mano, mi diceva: no, non posso, se vado là, faccio una figura, io non posso andare là e prendere un secondo. Quindi è molto complicato per il pilota reale, perlomeno quelli di una certa generazione. E le nuove generazioni nascono già un po' più predisposte, anche perché ormai la parte simulativa nel mondo reale è diventata un'esigenza di allenamento per il quale il pilota, diciamo, giovane oggi è già molto più predisposto, però è chiaro che è stato un impatto abbastanza complicato per loro, anche perché ti trovi a dover guidare con gli occhi quando, come diceva Niki Lauda, la macchina si guida col culo, quindi mancano quelle Certo. sensazioni che al pilota sono necessarie per capire il comportamento della vettura, mentre nel mondo della simulazione diventa solo una percezione che è legata a quello che senti sul volante e alla percezione che hai visiva del comportamento della vettura. Quindi cambia la dinamica di come si va a guidare, quindi il pilota deve adeguarsi, non è facile per tanti versi. Certo. Ma infatti è curioso perché chi vive un po' al mondo del videogioco come strumento, no, per avvicinarsi a quello che è uno sport reale, fa molta fatica, no, a comprendere queste due realtà o comunque ad avvicinarle. Quindi mi piaceva molto il fatto che è vero, magari già rispondevi sulle nuove generazioni che utilizzano i simulatori,
però l'atleta che proprio prende in mano lo strumento diverso e va a competere, porta la sua esperienza di pista sul videogioco che non c'è. La stessa cosa, il videogiocatore dovrà imparare tutte quelle attenzioni e responsabilità che nel videogioco non ha. Quindi è un Quello, bel guarda, confronto ti dico interessante. che è, diciamo, un po' anche un difetto che riscontriamo purtroppo nei campionati che facciamo, è proprio il fatto che non essendoci la componente paura per quanto riguarda il giocatore che fa simulazione di guida in questo caso, e ti dico viene fatto un grosso lavoro anche da parte dei giudici che formiamo, perché i campionati sono chiaramente seguiti e giudicati da commissari di gara formati dalla commissione e da ACI stessa, proprio per creare imparzialità, no? Perché è chiaro che se un portale organizza un campionato, si fa tutto in casa e mette lui quelli che sono anche i giudici di gara, e lì è difficile avere la certezza che ci sia pulizia nelle decisioni. Quindi noi abbiamo trasportato dal mondo reale anche questa cosa, quindi ci sono giudici formati per questo. E è difficile, ed è complicato, all'inizio è stato ancora più complicato, adesso un pochettino le cose si stanno livellando. Ci sono incidenti in pista che succedono proprio perché manca la componente paura. Quindi i ragazzi tendono tante volte ad esagerare su quelli che sono dei sorpassi che nella realtà non vedresti nella maniera più assoluta perché rischierebbero di ammazzarsi in cinque. E quindi qui c'è un po' quel problema lì. Quindi, mentre vedendo le gare dei piloti reali sul simulatore, vedi già che si trasportano quell'atteggiamento perché comunque lui nella sua testa è vero che è davanti a un monitor, ma vive in ogni caso la percezione, la sensazione e si comporta come si comporterebbe nella realtà. Qu Sì, quello potrebbe essere una buona scuola per i ragazzi che fanno simulazione. volevo passare un attimo a Federico che ha fatto uno studio di recente, no? Proprio su il confronto di capacità cognitive sull'ambito di guida. Se ci vuoi introdurre, ce lo spiegava in pre-live, secondo me è una cosa molto interessante da portare anche a voi di AC Sport. Certo, grazie. Ma allora io partirei dicendo che sono tutte cose incredibilmente interessanti, nel senso che tutte le cose che Cristiano ci ha raccontato e che lui ha incontrato probabilmente per esperienza, diciamo così, empirica, no? Per esperienza diretta, in realtà trovano delle grosse conferme, dei grossi riscontri anche in ambito di letteratura scientifica. Cioè, quindi tutto quello che ha detto, oltre che assolutamente interessante, è anche assolutamente corretto. Nel senso che, allora, partendo proprio dall'inizio, inizio, se noi stiamo a vedere proprio quelle che sono le facoltà cognitive che sono coinvolte in un videogioco di simulazione di gara di macchina sportiva, quindi di racing, e quelle che sono le abilità cognitive egualmente coinvolte invece in una gara su pista a tutti gli effetti, quindi a livello analogico, se noi attaccassimo degli elettrodi ai due rispettivi atleti, in realtà vediamo che ci sono diverse parti del cervello che si attivano che sono le stesse. Quindi partiamo dal presupposto che proprio a livello di neuroimaging noi sappiamo che la visualizzazione, quindi anche senza un supporto video, anche solo immaginarlo, la maggior ragione se poi io ho un elemento percettivo visivo, il nostro cervello si attiva alla stessa maniera. E da qui che infatti anche tutte le tecniche di visualizzazione che adesso utilizzano nei training della psicologia dello sport sono proprio basate su questo principio. Quindi partiamo dal presupposto che ci sono degli elementi, abbiamo una letteratura che ci dice che ci sono elementi cognitivi e proprio anche biologici a livello di attivazione del cervello che sono ugualmente coinvolti in entrambe le discipline. Nello specifico, se dobbiamo citarne alcuni, senza, non voglio essere troppo tecnico, però pensiamo ai tempi di reazione, pensiamo alla visione periferica. Perché l'aspetto di visione periferica per un pilota è importantissimo, cioè oltre all'acuità visiva, cioè la capacità di focalizzarsi su un punto, un pilota deve avere quella, la visione periferica, no? È quell'area, non devo certo spiegarlo a voi, però è quell'area, per chi ci ascolta, fosse curioso, è quell'area è quel cono di visione che è leggermente fuori il nostro punto focale, cioè quando noi fissiamo un punto abbiamo una specie di range visivo di alcuni che è fondamentalmente il raggio del cerchio dell'occhio. Che si espande, quella è una parte che noi tutti utilizziamo, ma che in alcune discipline richiedono un particolare allenamento. Questo È in la diversi famosa coda sport. dell'occhio.
Esatto, bravissimo. È fondamentalmente è quella parte che va fin sopra e sotto il punto focale fino ad arrivare alla famosa coda dell'occhio, che è la visione periferica laterale. E questi sono tutti elementi che noi utilizziamo inconsapevolmente, ma che alcuni sportivi e in diverse discipline, e assolutamente questo è importantissimo nell'ambito dei piloti di Formula 1 e anche altre gare automobilistiche, è una parte che loro più o meno consapevolmente hanno molto molto sviluppata, e che è altrettanto sviluppata nei giocatori che utilizzano dei simulatori di gare di auto. Quindi questa è una parte che viene sviluppata, così come per esempio anche il cosiddetto ragionamento visuo-spaziale. Cioè io il ragionamento visuo-spaziale è quella capacità di assimilare e utilizzare efficacemente gli stimoli visivi che io ho nel mio raggio di vista. Quindi vuol dire che se io entro in una stanza, vedo com'è la stanza, a seconda della mia capacità di ragionamento visuo-spaziale, io so come comportarmi spazialmente in quel luogo. E questo quando io devo fare tutto questo con degli stimoli che arrivano velocissimi, perché quando noi stiamo guidando a 300 all'ora, stiamo facendo finta, inteso come simulando, di guidare a 300 all'ora, la quantità di stimoli che passano velocemente sono enormi, e quindi noi il nostro occhio si abitua proprio a questo. Quindi questo mi verrebbe a dire che sono gli elementi, no? Prima citava per esempio alcuni piloti sia di eSports che magari chi è partito con l'analogico e si è avvicinato, sicuramente questo aspetto lo sentono molto in comune. Poi c'è invece quello che, e questo è molto importante, l'ambito invece della specializzazione. Cioè, come diceva si guida con il culo, non con l'occhio. Questo è assolutamente vero, perché questa poi invece è quella parte di specializzazione, di analogico, dove un atleta specifico della sua disciplina inizia a sviluppare anche tutta un'altra serie di competenze che derivano proprio invece dall'aspetto che ti può dare solo l'elemento analogico, che invece magari potrebbe, che sono sia a livello di percezione o a livello emotivo, come citavi per esempio la paura, quelle sono cose che ti regala solo il mondo analogico. Per contro però invece noi sappiamo dall'altra parte che l'aspetto di simulazione è molto bella, quella cosa che dicevi, no, se io finisco fuori strada tengo premuto ESC e torno ai box. Questo nel gioco è la parte bellissima secondo me, e che aiuta tanti ragazzi dal punto di vista proprio di costruzione dell'autostima, è la cosiddetta sospensione del fallimento. Cioè quello è uno spazio protetto dove loro possono permettersi di sbagliare senza che questo vada a ledere la loro autostima. È un fallimento tollerabile, un fallimento che viene facilmente tradotto nell'ambito costruttivo, e questo gli permette anche di sperimentare delle cose originali, quindi a livello di pensiero laterale, che magari in pista non sarebbe possibile. Ecco, questo elemento invece per un pilota analogico, che giustamente è vincolato a degli aspetti di sicurezza, per cui è chiaro che lui ripropone, però per lui l'elemento di arricchimento, cioè quindi è reciproco, mentre per l'e-sporter, l'e-player, può essere utile capire cosa vuol dire alcuni elementi inediti dell'aspetto analogico, per contro però quell'aspetto di dire beh, ma siccome qui io posso permettermi qualcosa in più proprio per questa sospensione del rischio, in realtà puoi andare a sviluppare delle strategie, ovviamente magari non farà quei sorpassi azzardati, però l'aspetto interessante è che puoi trovarsi a dire, beh, visto che qui ho la possibilità di fare questo, io invece alleno quella parte che mi permette di dire, invece che fare quella che è la soluzione, no, normale, io provo a sviluppare il pensiero laterale, cioè dire, beh, qui io posso provare a rischiare qualcosa, e poi magari questa capacità di pensare un attimo fuori dagli schemi io la riproduco invece nella mia disciplina. Quindi in questo termine, in questo aspetto, ci sono tanti punti di contatto, ma anche dei punti di specificità, che secondo me è l'aspetto proprio interessante del perché un e-sport è uno sport a tutti gli effetti, che in realtà possono regalare molto, sia in termini di parti ugualmente connesse, sia in termini di parti inedite, che invece sono proprio tu puoi apprendere solo magari attraverso una simulazione, vedi ad esempio questa possibilità di sospendere il rischio, diciamo così, e che secondo me è molto molto utile agli atleti in diversi sport, e quello dell'ambito delle corse automobilistiche secondo me non fa eccezione. Quindi ecco, questo secondo me era sicuramente una parte molto interessante che riprendo, condivido, e è assolutamente positiva. E poi, ecco, l'ultima cosa che dico, poi io, scusate, sono un po' prolisso, però l'altro aspetto veramente bello che non mi stupisce del perché alcuni atleti, nonostante le prime, alcuni atleti del mondo sportivo analogico, nonostante alcune titubanze iniziali, in realtà si avvicinano a questo mondo, e questo a riprova del fatto che queste realtà sono degli sport, delle discipline a tutti gli aspetti, a tutti gli effetti, è perché queste persone sono persone che vivono, sono abituate a sentire l'agonismo, sono abituate a sentire la competizione, cioè lo sentono subito quando trovano un clima sportivo
nella sua accezione più positiva, cioè quando c'è il mettersi alla prova, faticare, allenarsi, è una cosa che capiscono proprio a pelle. Quando tu entri in questa realtà di sport, loro se ne rendono conto, vedono questi ragazzi e capiscono che loro hanno un agonismo, un mettersi alla prova, una competizione, una rivalità in termini sani. Quindi non è un caso che loro, nonostante poi possono avere, no, Fisichella magari ha le sue specificità, ormai lui viene dal suo mondo, quindi dice, se io mi devo cimentare, io mi sento un po' estraneo, perché è la parte specifica, sì. Ma la parte che sicuramente sente comune è che lui sa cosa vuol Guarda, dire. Guarda, sa cos'è l'agonismo. Quello che stai dicendo è corretto, Federico, ti interrompo, scusami, mi collego a quello che stai dicendo. Allora, il pilota reale usa il simulatore, al di là quando è obbligato a farlo per questioni anche federali di licenza e quant'altro, ma soprattutto lo usano per la concentrazione, proprio perché... allora, ci sono due motivi per cui utilizza il simulatore anche nel suo tempo libero. Io ho diversi piloti all'interno del team, per esempio, che sono reali, uno di questi è Mattia Drudi, Federico Bagnasco, lo usano perché gli serve innanzitutto perché purtroppo per questioni di soldi i test sono diminuiti nel mondo reale, quindi l'imparare il circuito a memoria lo fanno tramite il simulatore continuando ad allenarsi per ore. E poi fanno gara sul simulatore perché gli aiuta a mantenere la concentrazione, perché quando fai una gara di un'ora entrano in gioco degli stress a livello psicologico che, oltre alla sollecitazione fisica e mentale per la velocità che stai facendo con una macchina, in quel caso c'è anche il fatto di rimanere concentrati sul non commettere l'errore, stare dietro l'avversario, capire quando attaccarlo, perché quello che è impressionante ed è una parte molto faticosa della guida, e sul simulatore lo è ancora di più a livello di concentrazione, è proprio questo, cioè mentre guidi a una certa velocità e quindi hai dei meccanismi velocissimi ai quali devi rispondere, devi rimanere lucido mentalmente per capire quando sarà il momento effettivamente di fare un sorpasso, di attaccare l'avversario o di difendersi. Quindi ci sono molte similitudini su quelli che sono i due mondi in questo modo. Sì, e confermiamo che è una cosa stressantissima. Noi da amatori, no, giocando tra di noi a Formula 1, più o meno facendo 20 minuti di Gran Premio, dopo 10 minuti si vedeva gente che finiva fuori per strada, ma per, quindi a parte guarda Fabio, allora quello, una delle lotte che porto avanti, ed Emanuela lo sa, ed è una delle cose che un po' mi dispiace da un lato perché è difficile da far apprendere, è il fatto che chi fa parte del mondo reale o delle federazioni nel caso, o anche di altre istituzioni che stanno inevitabilmente entrando in contatto col mondo e-sport, continuano a dire ma questa cosa per me non è salutare perché mettiamo i ragazzi dietro a un monitor. Allora, quello che io continuo a dire, ed è il motivo per cui ci tenevo che diventasse una disciplina questa cosa, è che non deve escludere la parte di allenamento fisico, l'e-sport, quando soprattutto va a simulare una disciplina sportiva come nel nostro caso. Perché noi abbiamo fatto dei test e vi posso dire che in griglia di partenza, in un campionato, a semaforo rosso ancora, i ragazzi hanno il battito cardiaco 190. Sì. Quindi c'è uno stress a livello fisico, in quel caso, di meccanismo di cardiaco. Allo stesso tempo c'è uno stress a livello mentale. Quindi l'allenamento fisico per chi fa e-sport non è escluso assolutamente, ed è questo che vorrei che capissero le realtà reali in questo caso, di mettere insieme le due cose in modo che i ragazzi intanto si riavvicinano a quello che è lo sport reale e soprattutto creare una cultura dove si fa capire che non è che l'e-sport fa ad escludere ti siedi davanti a un monitor e muori davanti a un monitor finché campi. Ci bisogna cercare di integrare una parte di allenamento fisico, psicologico, e ci sono tanti buonissimi vantaggi in questo mondo. Uno, che non c'è un pericolo fisico, quindi non ci si fa male. C'è un grande discorso legato al controllo della rabbia, perché inevitabilmente fai una disciplina sportiva, quindi devi avere il rispetto dell'avversario. Ci sono tanti meccanismi che secondo me andrebbero un attimino valutati con un'ottica diversa, una prospettiva diversa. Pienamente d'accordo, sono chi meno
per chi come anche noi, che seguiamo anche gli altri aspetti, no? Non solo della sim racing, le similitudini con quelli che sono lo sport sono tantissime. L'avvicinare ragazzi che magari per mille motivi, ma anche genetici, magari non possono fare un determinato sport a livello sociale, il mondo e-sport può avvicinarli a seguire una passione che magari in altro modo non potrebbero fare. Giustamente dicevi il controllo della rabbia, abbiamo fatto anche delle puntate proprio inerenti a quello che può essere il videogioco come strumento. Quelli che sono in pochi a farlo è a spiegare l'integrazione che il videogioco barra e-sport deve essere un'integrazione a quella che è la vita reale, mai una sostituzione né Esatto. della parte fisica, perché la salute e il benessere fisico di una persona dovrebbe sempre stare, no, al primo posto. Questo è uno strumento in più, come può essere il gioco, come può essere sia a livello amatoriale, vado a fare la partita di calcetto, posso giocare a FIFA con gli amici, no? Sia a livello sociale, sia a livello di allenamento, perché la concentrazione è una cosa che si allena tantissimo in ogni ambito del settore e-sport. No? Alcuni magari lo chiedono di più a come può essere il sim racing, altri magari sviluppano un po' più l'attenzione visiva, però sono tutti fattori cognitivi simili, no? O comunque che si sviluppano tra sport e e-sport, e secondo me questo è un concetto che va veramente molto enfatizzato, quindi sono pienamente d'accordo sulle affermazioni che dicevi prima, e sono tutti atleti in modi diversi, però questione fisica, mentale, stress li vivono tutti e tre nello stesso modo. Anche perché quello stress che citavi tu è proprio quel eustress, cioè quel livello di attivazione che è molto faticoso da reggere, ma è quello che ti permette di fare quell'attivazione un po' più alta che poi ti crea una soddisfazione correlata alla fatica che hai fatto per raggiungerla. E questo quando poi tu riesci a vincere una gara o a ottenere un buon risultato. Cioè questa cosa ti dà una botta di adrenalina, di emozioni positive, che è una cosa che è proprio l'aspetto che è automotivante dello sport, cioè quello che ti permette di tollerare tutta la fatica che fai, cioè tutti gli sportivi, l'aspetto di tensione pre-gara, se tu glielo chiedi è una cosa che tutti dicono, quel momento lì è bruttissimo, perché la tensione pre-gara, migliaia di atleti hanno migliaia di modi per gestirla, ma è una cosa difficilissima, e la pressione nel mentre lo stai facendo, ma loro riescono a tollerare questo perché sanno. Cioè, perché hanno fatto esperienza di cosa vuol dire poi sperimentare la soddisfazione di vedere questa fatica premiata. Questa cosa, molti adolescenti di oggi purtroppo sono scoraggiati a farla a livello analogico, ma riescono a farlo attraverso il videogioco. E questo è in questi termini c'è il valore sportivo, e in questi termini è uno sport a tutti gli effetti, perché questo meccanismo di dire devo tenere una tensione, reggerla, utilizzare questo stress e mantenerlo per poi. Per posticipare il soddisfacimento di un bisogno, in questo caso la soddisfazione di vincere, questa cosa secondo me è il suo valore sociale più importante, perché poi è quello che avvicina tanti ragazzi con delle difficoltà. Poi, come dicevi tu, il rischio è che se questo diventa l'unico sostituto, allora diventa un surrogato. Ma in realtà questo è il punto di partenza, cioè dire guarda che da questa cosa qui che tu sperimenti è una cosa vera, è quella che lo psicologo dello sport Giuseppe Vercelli chiama intelligenza agonistica. Questa cosa qui tu la sviluppi nel gioco e ti può servire in tantissimi aspetti poi della tua quotidianità, sia dello sport analogico, ma anche in ambito scolastico, lavorativo. E quindi bisogna rendersi conto che è vero che se c'è un utilizzo disregolato bisogna regolarlo, ma non è che devi eliminare, cioè questo però non è il videogioco il problema, che probabilmente questa cosa va a tappare delle altre emozioni negative. Allora tu parti dall'aspetto positivo e poi lo trasformi in questa cosa che è l'aspetto l'obiettivo, che è quello che, ripeto, un atleta agonista, quindi chi ha fatto tanto agonismo, quando entra in un mondo di sport e sente questa cosa, se ne accorge subito, proprio a livello di pelle, perché sente questo meccanismo qua, che è quello proprio dell'agonismo. Ma a parte che la cosa assurda è proprio questa, nel senso che sono sempre visti, cioè sono sempre, spesso lo sport e l'e-sport sono visti come antagonisti. Cioè, Insomma, certo. appunto, come dicevamo, uno sostituto dell'altro, e invece l'assurdo è che uno ha ad aiuto dell'altro, a supporto dell'altro.
cioè facendo assolutamente uno sì. Mi aiuta a fare l'altro, facendo l'altro, cioè, e questo è forse, cioè, ancora tu Cristiano, è una delle cose più difficili da far inculcare nelle persone, no? Sì, perché purtroppo, ti ripeto, soprattutto perché adesso è ancora in una fase in cui ha dei costi bassi, sia di gestione che di realizzazione, no? Di conseguenza cosa succede? Vedono questa cosa come un pericolo. In realtà, ripeto, secondo me, e io lo sto vedendo con i miei occhi e quindi ne sono testimone, si stanno avvicinando nuovi ragazzi, giovani, al mondo del motorsport reale, perché partendo dallo sport virtuale si appassionano, perché poi capisci che quando guardi una gara di Formula 1 e vedi Verstappen che corre e poi usi iRacing come simulatore e te lo trovi nella stessa stanza d'allenamento, capisci che cioè, questa connessione si crea. Quindi la prima volta che il ragazzo ha l'occasione di andarlo a vedere dal vivo lo fa e ci si avvicina. Quindi ripeto, a mio avviso l'eSport è veramente una connessione per il mondo reale, che va utilizzata e va spinta proprio come soluzione, perché io la vedo proprio una soluzione per riavvicinare i ragazzi giovani a quello che è il mondo reale e lo sport analogico, come dice giustamente. Un'altra cosa, metti che se io volessi avvicinarmi al mondo sim racing, io come persona, che magari sono uno che non so, o magari ho visto questa live, ho detto, ma cos'è quella roba lì? Interessante, no? Come faccio a avvicinarmi? O magari sono anche una società, come faccio? Devo avere dei requisiti? Cosa devo fare? No, allora, i requisiti no, nel senso che la cosa semplice del mondo e-sport è che in realtà, mentre nello sport analogico ti trovi a dover avere caratteristiche fisiche, caratteristiche mentali, insomma sono richieste, diciamo, dei requisiti veri e propri, no, per fare una disciplina tradizionale. Il vantaggio dell'e-sport è questo, no, dove una persona che ha magari difficoltà fisiche, genetiche, quindi che lo porterebbe inevitabilmente a non poter fare quella disciplina, gli sport viene in aiuto in questo. Quindi non ci sono delle caratteristiche in particolare per le quali tu devi averlo, devi solo trovare il coraggio di avvicinarti, il che vuol dire partire da un PC gaming, comprare inizialmente, come abbiamo fatto tutti noi, un volante da 200 euro da attaccare a una scrivania, scegliere il titolo, in quel caso, quindi il software di simulazione che ti può piacere di più o che magari sai che viene utilizzato da qualcuno che già conosci e quindi ti avvicini ad altri e crei aggregazione, perché inevitabilmente, anche se pur virtuali, le community, i team che nascono sono anche un motivo per stare insieme, seppur lontani, e cominci ad avvicinarti a questo. Man mano che questa passione cresce, spendi soldi, perché lì inevitabilmente dopo desideri avere il sedile da corsa, vuoi avere i tre monitor, vuoi avere un volante più performante, però questo come passi, tutte le passioni, come tutti gli hobby, che ti piace costa. Però sì. diciamo che ed è una domanda a cui ho risposto qualche giorno fa per un'altra intervista, dove mi chiedevano se la differenza di periferiche può dare un vantaggio vero e proprio, no? Un simulatore da soldi contro uno che costa poco possa dare dei vantaggi. In realtà no. In realtà diciamo che più la strumentazione che usi è, diciamo, di fascia alta, più ti regala sensazioni, quindi lo sforzo che hai sul volante piuttosto che le vibrazioni sotto la postazione per sentire l'asfalto, i cordoli, però non è che se uno ha un simulatore da 20.000 euro va più forte di un ragazzino che ha un Logitech G29 attaccato alla scrivania, no. Questo purtroppo è stato, purtroppo dico, per le aziende che producono queste cose, ma è la realtà dei fatti. La capacità del ragazzo, è chiaro che una pedaliera, che è uno degli strumenti più importanti nel mondo del sim racing, perché sul simulatore una delle cose determinanti è la frenata ed è importantissima, la pedaliera di fascia alta sicuramente ti viene in aiuto, ma io, visto con i miei occhi e provato, ho visto ragazzini con pedaliere di plastica che tenevano a testa gente che aveva migliaia e migliaia di euro di attrezzatura superiore alla sua, per cui l'avvicinarsi in realtà deve essere solo
il coraggio di voler provare e di trovare il proprio spazio. Vabbè, ritorniamo, sembriamo ripetitivi, però ritorniamo sempre all'analogia con lo sport vero, nel senso, la macchina, che sia la McLaren, la Red Bull, la Ferrari, che magari è meglio, è più o meno performante di un'altra perché il team l'ha fatta e poi il pilota fa. Quindi magari sì, io però vedi, nel mondo delle corse tradizionale, in realtà diciamo che è più pay to win, perché chi più soldi ha, più ha possibilità, più treni di gomme da provare, tecnologie nuove da provare. Il mondo del sim racing in questo caso è il contrario, e quindi non è pay to win. Quindi tu, ripeto, con una strumentazione inferiore in realtà puoi competere con chi ha una strumentazione molto più costosa e te la puoi giocare alla pari. Quindi in realtà ti dico, da questo punto di vista, è per questo che ti dico, l'avvicinarsi in realtà non devi intimorire le persone e dire ma non ho i soldi magari per comprare delle attrezzature di livello e quindi il mio livello non sarà mai, no, quello di... qui è uno dei lati positivi di questa faccenda. E una società cosa dovrebbe fare? Una società diventa un discorso diverso, nel senso che per società poi si parla di team o di squadra corse in questo caso, e lì diventa più complicato, nel senso che poi mi verrà in aiuto Emanuela sulla parte legata alle società o le cosiddette SD, no, nel caso. Lì sì, c'è da costruire, come in tutte le associazioni sportive, con lo stesso statuto più o meno, idealmente è quasi identico, e quindi presidente, vicepresidente, tutto quello che ne consegue. La parte dei piloti all'interno del team è un tema molto scottante, perché come potrà dire Emanuela proprio sulla riforma dello sport, ci sono delle novità, perché oggi all'interno di una squadra corse o di un team simulativo, come in questo caso, i ragazzi non sono sotto contratto, hanno una tessera dell'associazione, vengono pagati tante volte con delle ricevute, quindi come prestazione occasionale, quindi è complicato. Per quanto riguarda il mondo ACI, sono previste la possibilità di associarsi, grazie al lavoro fatto da noi della commissione, come dicevo all'epoca, e quindi il riconoscimento da parte del CONI della disciplina, perché solo 2 anni fa, se tu con una società volevi fare solo sim racing, avevi un problema, perché ti dovevi associare. Se venivi in ACI ti mettevano sotto la categoria karting, e questo era un problema, perché voleva dire che tu dichiaravi di avere come attività preponderante il mondo karting, in realtà facevi sim racing, ma non esisteva la categoria. Adesso col lavoro fatto, come ripeto, da luglio 2021 è riconosciuto come disciplina, quindi oggi tu con la tua associazione sportiva ti vai ad associare ad ACI e viene inserito nella categoria corretta, e quindi sim racing. E quindi il passo è quello. Però diciamo che oggi quello che può fare una società è un po' un punto interrogativo, perché, ripeto, Emanuela sta studiando tutta questa parte ed è piuttosto complessa. Quali sono, Emanuela, gli scogli più grossi che potrebbe una società... Allora, intanto buonasera a tutti quanti coloro che sono in ascolto. Allora, fortunatamente quello che diceva Cristiano è stato importantissimo. Io parlo solo per il sim racing, naturalmente, perché, come voi sapete, è l'unica disciplina e-sportiva riconosciuta attualmente in Italia dal CONI. Faccio una piccola premessa per spiegare un attimo come funziona l'ordinamento sportivo, perché sennò è un po' difficile, mi rendo conto. Vai. Allora, al vertice dell'ordinamento, perché bisogna fare distinzione fra discipline riconosciute e non riconosciute. Allora, al vertice dell'ordinamento sportivo in Italia c'è il CONI. Al di sotto, fate finta che immaginate una piramide, al di sotto ci sono le federazioni, che fanno capo a tutte le discipline olimpiche, quelle che vanno alle Olimpiadi, quindi stiamo parlando degli sport praticati in maniera agonistica. Al di sotto ancora ci sono gli enti di promozione sportiva, che sono anche questi delle realtà, ma che si occupano dello sport amatoriale.
per poter dirsi disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, bisogna essere come dire, inserite in un elenco che il CONI periodicamente aggiorna. La peculiarità del sim racing è che attualmente è l'unica riconosciuta, ebbene, ma può essere praticata solo attraverso una federazione che è ACI, quindi non ancora a livello di enti di promozione al momento. Quindi se io ho un'associazione sportiva, allora no, meglio, poniamo il caso che io sia, siamo un gruppo di persone che vogliono mettersi in regola e partecipare regolarmente a quelli che sono i campionati ACI, come uno fa una società di calcio oppure una società di un'associazione, meglio, di pallavolo, insomma, ecco, ormai il sim racing è uno sport vero e proprio. Quindi poniamo il caso che noi siamo un gruppo di amici, abbiamo la passione per il sim racing, come si fa? Si costituisce una ASD, vi dico la cosa più semplice, perché poi si può anche costituire una SSD, che sarebbe una società sportiva dilettantistica, una vera e propria società di capitali, ma diciamo un'associazione sportiva dilettantistica, si costituisce nei modi consentiti dalla legge, dopodiché una volta fatto lo statuto, questo statuto deve essere presentato ad ACI, perché venga, e allora la procedura adesso è anche un po' più complessa, vi spiego anche perché, perché stiamo parlando oggi, che è il 17 di dicembre, e al momento noi sappiamo che dal 1 gennaio dovrà entrare in vigore la nuova riforma dello sport, che toccherà anche il sim racing in quanto disciplina sportiva. Diciamo che sostanzialmente però i passaggi anche con la riforma saranno questi, quindi lo statuto, l'atto costitutivo viene presentato ad ACI, in questo caso, ACI deve verificare che esistano i requisiti di legge all'interno di questo statuto, e per legge intendo ad oggi l'articolo 90 della legge 289 del 2002, ma dal 1 gennaio sarà il decreto legislativo 36 del 2021, vi chiedo scusa ma devo essere tecnica per forza, la mia professione lo richiede, quindi ACI deve verificare, deve certificare che, la, che quell'associazione abbia tutti i requisiti di legge, dopodiché la ACI che deve trasmettere al registro delle attività sportive dilettantistiche attivo attualmente presso Sport e Salute, che è un nuovo organismo nato da poco nel mondo dello sport, che affianca il CONI e che ha sostituito proprio con questo registro il vecchio registro CONI 2.0. Quindi una volta che la federazione avrà effettuato, diciamo, l'esame preliminare, viene inviato al registro di Sport e Salute e l'associazione viene inserita in questo registro con una propria posizione personale. Da quel momento in poi, quindi dopo questo passaggio, per cui costituzione dell'associazione, affiliazione ad ACI Sport e iscrizione nel registro delle attività sportive dilettantistiche, a quel punto si può dire che una associazione può regolarmente svolgere attività sportiva dilettantistica sotto l'egida della legge vigente attualmente in Italia. Mi rendo conto che sembra un passaggio difficilissimo, in realtà non lo è. È chiaro che in questi passaggi è opportuno farsi assistere da un professionista, ma lo si può fare anche da soli. Chiaramente la stesura dello statuto richiede determinati requisiti, come vi dicevo, però sostanzialmente questo è il leader, più o meno. Però è importante, Luca, perché comunque anche nel loro piccolo, i team o comunque queste piccole associazioni che si creano hanno inevitabilmente qualche spesa anche loro, no? Partendo in modo ridicolo anche dal sito, no? Del team che fanno, se vuoi, anche al loro interno. Però il fatto di costituire un'associazione sportiva che a livello di tassazione non genera problemi, per cui non è una cosa che costa una follia, ma soprattutto gli permette eventualmente di raccogliere le cosiddette sponsorizzazioni anche da piccoli sponsor che gli possono dare una mano, no, nella gestione di quella che è una piccola società sportiva, fondamentalmente con un regime fiscale agevolato, nel caso delle, esatto, ASD.
perché proprio nel caso di ASD riconosciute, anche la riforma dello sport, che vi ripeto entrerà in vigore a breve, prevede un regime agevolato per le sponsorizzazioni ai sensi della legge 398. Che tra l'altro ed è agevolato questo... anche per gli sponsor, non solo per gli sponsorizzati, quindi esatto. È anche importante che questo. Che comunque diciamo non è determinante, tornando a quello che hai detto prima, cioè i requisiti per poter fare sim racing a livello nazionale, quindi competere nei campionati italiani o trofei italiani o quello che è, in realtà per quanto riguarda il mondo ACI lo puoi fare anche da singolo, perché ACI tuttora non riconosce i team, ok? Riconosce le squadre, la squadra corse, ma diciamo che tutto quello che è il mondo federale ACI si basa sul singolo, quindi tu hai la tua licenza da pilota, come nella realtà hai la tua licenza da pilota simulativo, quindi non è strettamente necessario, per esempio, che tu faccia parte per forza di un'associazione sportiva o per forza di un team, lo puoi fare anche singolarmente. Questo è molto interessante come opportunità. Sì, perché altrimenti andrebbe a chiudere un po' quello che è, diciamo, il campo, no? Quindi dover per forza costituire un'associazione sportiva, dover avere, invece è giusto che ogni atleta può partecipare chiaramente facendo la licenza da pilota simulativo, che costa pochissimo, è stata una delle grandi lotte che io ho fatto in federazione, stiamo parlando di per una licenza da concorrente conduttore che ti permette l'iscrizione e la guida, perché deve essere per forza così, costa 20 euro l'anno, tanto per dire, quindi è una cifra che uno può tranquillamente... Scusa, Cristiano, la licenza dove si fa? Scusa l'ignoranza, però... La licenza viene fatta nei centri XAI, quindi dove vengono rilasciate fondamentalmente le licenze sportive anche per il mondo reale. Siamo riusciti, quella lì è stata una delle lotte più incredibili che ho dovuto affrontare in ACI, siamo riusciti a renderla online, e quindi abbiamo dato in Italia dei centri ACI che ci hanno appoggiato sul fatto di poterla fare online, e quindi con la classica telefonata chiedendo informazioni perché vuoi conseguire la licenza da pilota simulativo, e che ti dicono quali sono i documenti che devi presentare, quindi documenti di identità e quant'altro, il versamento del bollettino da 20 euro in questo caso, dopodiché ti viene rilasciata la licenza. Lo puoi fare in presenza andando a un centro ACI della città più vicina, oppure facendolo online, quindi non è assolutamente complesso né complicato. Perfetto. Beh, questa è una novità, perché comunque tutti gli altri settori sportivi comunque pretendono, no, la presenza dell'associazione o società sportiva. Guarda Fabio, in realtà cioè, viene richiesto anche qui nel caso di un minore, perché le licenze sono, come dicevo, divise in due, poi ce ne sono altre che non sto a spiegarvi, ma c'è quella da concorrente e quella concorrente conduttore. Allora, il concorrente sarebbe sostanzialmente, nel caso di un minore, il genitore, no? Quindi chiamiamo il team manager, no, del ragazzo, perché chiaramente si parla di minore e non si può trascurare il fatto che è comunque una licenza e quindi va tutelata da parte di un genitore nel caso di un figlio minore. Quindi in quel caso invece la presenza è richiesta, perché il genitore o i genitori devono andare al centro ACI e far fare la licenza al ragazzo. In questo caso il papà stesso deve fare la licenza, in questo caso cambia, perché saranno 10 euro il papà e 10 euro il figlio, quindi non un'unica soluzione da 20 euro ma 10-10, dove uno è il concorrente e l'altro il conduttore, quindi quello che iscrive il ragazzo e quello che guiderà la vettura virtuale. In quei casi è chiesta la presenza, perché chiaramente stiamo parlando di minori e quindi sempre per un fattore di tutela va gestito in questo modo. Ora, noi prima abbiamo parlato di dell'importanza dell'inclusione, no, dell'apertura che può avere l'eSport verso varie tipologie di soggetti, non per forza atleti riconosciuti fisicamente a posto. E quindi vorrei inserire un attimo Federico, so già lo conosce, magari lo conoscete anche voi, vorrei introdurvi Rocky. Rocky è un ragazzo disabile,
che a 19 anni ha avuto un incidente e si è trovato in una situazione molto particolare, dove ha rotto la terza vertebra del collo ed è rimasto paralizzato in tutto il corpo. L'eSport ci dà un po' di aiuto verso questi ragazzi. Adesso Rocky è un ragazzo molto particolare perché ha una disabilità molto forte, però con degli strumenti adeguati è riuscito ad inserirsi in una squadra, a giocare a livello competitivo. Questo video fa vedere come lui si possa avvicinare a questo mondo e poter far parte comunque di una squadra, inserirsi, avere il suo seguito, essersi fatto nuovi amici, no? Rispetto al solo ahimè essere seduto su una sedia. Come si sta muovendo eventualmente ACI, o se c'è diciamo la possibilità o società che fanno qualcosa che venga incontro anche al sim racing per ragazzi che hanno disabilità? Allora, intanto, come dicevamo fuori live, per quanto riguarda i ragazzi portatori di disabilità, abbiamo già dei ragazzi che partecipano ai campionati italiani, tra l'altro con degli ottimi risultati. Ho fatto scrivere proprio un articolo oggi che probabilmente verrà pubblicato, credo fra oggi e domani, sull'area news di ACI eSport, perché abbiamo due ragazzi disabili che stanno partecipando al campionato italiano GT4 con, tra l'altro, ottimi risultati, quindi parliamo anche di qualche vittoria. È un caso di disabilità nel caso di uno dei ragazzi sull'udito, mentre per quanto riguarda l'altro non ha l'utilizzo degli arti inferiori, però partecipano e sono categorizzati come normodotati. Quindi in questo caso non c'è una suddivisione fra quello che è un ragazzo disabile da un normodotato. E questo secondo me è una cosa importantissima, soprattutto per chi purtroppo fa parte di questo mondo, e so per certo che il fatto di poter essere considerati come normodotati è una cosa che li rende molto felici. Purtroppo abbiamo tutti l'abitudine a preoccuparci molto, no, di questa cosa nei loro confronti, e in realtà è una cosa che dà molto fastidio a loro, il fatto di essere trattati diversamente da quanto potrebbero essere trattati come persone normali a tutti gli effetti. Quello che stiamo cercando di fare noi è lavorare sicuramente sull'inclusività e sull'inclusione. Abbiamo diverse proposte che con Emanuela, tra l'altro, abbiamo valutato in questi giorni, di società e di associazioni che si stanno muovendo in merito proprio a questo. Il mio sogno era proprio un simulatore studiato appositamente per ragazzi disabili, che gli desse la possibilità di, in tutta autonomia, di poter salire e scendere dal simulatore senza nessun problema. Quindi questo prevede delle modifiche, chiaramente, sia sul sistema di guida sia sul sistema di accesso, diciamo, al simulatore, proprio per toglierli dal contesto nel caso della sedia a rotelle, no? Dove purtroppo passano già ore e ore e ore del giorno, e quindi questa è assolutamente una necessità. Stiamo valutando diverse soluzioni, spero di arrivare a una quadra in tutto questo, perché mi piacerebbe davvero fare un roadmap a livello italiano, coinvolgendo tutte le associazioni disabili, per poter far provare l'esperienza, per far provare innanzitutto il coraggio ai ragazzi di provare e di capire che è un'opportunità per loro, secondo me, molto importante. Quello che mi porta a muovermi con molta circospezione è che purtroppo io sono un po' sempre spaventato da quello che è un lato economico, commerciale, puramente commerciale di queste situazioni. Io ci terrei che questo progetto, e sono sicuro che per ACI è questo il pensiero, è quello di poter fare questa cosa e arrivare a dare ai ragazzi questa opportunità, non sfruttando questo oggetto a titolo commerciale, quindi a scopo di business soltanto, ma fare un qualcosa veramente che sia d'aiuto alle famiglie. L'idea utopica sarebbe arrivare a dare alle famiglie che hanno un ragazzo disabile la strumentazione completamente gratuita a casa. So che è utopico, ci voglio provare, perché sinceramente ci voglio provare. Certo. Spero di trovare qualche imprenditore che abbia un cuore grande e che voglia effettivamente impegnarsi in questa cosa. Però assolutamente, io una cosa che voglio
portare è un po' più complicata di quello che in realtà sembra dal punto di vista della categorizzazione delle disabilità, perché chiaramente tante volte si commette l'errore di generalizzare, no? Si parla di disabilità, però è chiaro che bisogna creare delle categorie di disabilità per capire dove dover per forza creare delle categorie e, diciamo, differenziare, perché il ragazzo che abbiamo visto prima, che tra l'altro già conoscevo e che ho visto, diventa complicato, no? Cioè bisogna capire e bisogna affrontare dal punto di vista medico-scientifico come andare a trattare queste, certo, situazioni, il che non vieta, e ripeto, che questo ragazzo, per esempio, con le giuste strumentazioni possa concorrere come normodotato. Cioè il mio sogno sarebbe quello. Quindi stiamo cercando di muoverci. Mi hai già diciamo parzialmente risposto, infatti la domanda era anche per chi potesse essere interessato al aiutare a studiare, no, quelli che sono dispositivi che possono venire incontro a disabilità diverse, perché non tutti hanno la stessa cosa, ma per cercare di dare però la stessa possibilità a tutti. Adesso mi dispiace che io oggi sostituisco Mattia, che ha già lavorato per fare dei dispositivi per disabili, quindi quando abbiamo accennato il discorso anche al nostro interno, lui era, no, già sul pezzo, e ne avevamo discusso proprio con Federico, e quindi venendo a conoscenza che già ci si stava muovendo verso quella direzione, se qualcuno in ascolto già fa dispositivi del genere, prenda contatto, che può essere un'opportunità, no, di fare del bene. L'unico problema, Fabio, è questo, cioè il volere effettivamente sposare questa cosa per cuore e non per soldi, perché altrimenti, ti ripeto, se fosse una questione di soldi, secondo me impieghiamo 2 secondi a trovare gente disponibile a sviluppare un progetto. Va vista dalla giusta parte, e dire lo faccio perché sto facendo veramente qualcosa di bello. Perché io, Emanuela lo sa, io mi sono commosso profondamente e quando gli ho parlato la prima volta di un progetto di disabilità, perché ho visto allora il papà di un ragazzo autistico, quindi parliamo anche di una situazione abbastanza complessa e complicata. Con il simulatore tarato, con dei piccoli aiuti che fossero, diciamo, una mano per lui, perché chiaramente come ragazzo autistico, tra l'altro di livello abbastanza avanzato, aveva necessità. Però vedere il padre che mi ha guardato e mi ha detto: Cristiano, io non ho mai visto mio figlio così in tutti questi anni, dimmi dove posso comprare questa cosa perché io la voglio domani mattina a casa. E questa cosa qua mi aveva veramente colpito, perché vedere lui felice, il figlio felice e lui ancora più felice, è una cosa che mi ha detto, cioè ho detto: perché la gente non deve, no, mettersi lì e fare e tassarsi, autotassarsi e rendere felice qualcun altro. Guarda, secondo Cristiano, me questo prima, dovrebbe essere lo spirito. Prima in pre-live Federico, non so se lo può raccontare, ci stava raccontando appunto un episodio di un lavoro, penso, del genere. Sì, può raccontare, però sì, faccio meno riferimenti possibili, perché appunto però è una cosa, secondo me è una cosa molto bella e si lega tantissimo alla tua esperienza, Cristiano. Sì, nel senso che questa cosa qui come posso dire, l'aspetto di come i videogiochi in generale, ma poi anche conseguentemente gli sport, può inserirsi con un'enorme utilità per tutte le persone che hanno qualche forma di disabilità. Cioè è a livello cognitivo, emotivo e sociale, cioè agisce su 3 livelli. Cognitivo perché, come dicevo prima, c'è proprio tutta una letteratura che ci dice quanto questi elementi sono rinforzati, tutti quelli che dicevo prima senza ripetermi, quindi anche in persone che hanno una disabilità per cui questi elementi sono in difficoltà, per esempio persone che hanno difficoltà motorie, quindi coordinazione occhio-mano, tutta una serie di altre facoltà, c'è proprio, purtroppo c'è una letteratura ancora non troppo vasta, però già sappiamo che ci sono degli ottimi risultati a livello di riabilitazione e abilitazione, quindi già chi le ha perdute per via di un incidente, per esempio, deve recuperarle, o chi deve svilupparle, in realtà da questo punto di vista aiutano molto. E io personalmente ho avuto un'esperienza, purtroppo la disabilità è un ambito che mi interessa, ma su cui non sono ancora riuscito ad avere una specializzazione, una formazione ancora approfondita. Però mi era giunto in terapia questo ragazzo, in realtà era un esperimento, i genitori, me l'ha passato un collega, Francesco Bocci, che è il presidente di Playability,
i genitori avevano provato un po' tutto e quindi abbiamo fatto questo accordo di dire: io ho fatto questa sperimentazione, specificando che appunto era una cosa che io avevo studiato, ma che era un po' un tentativo, se si andava per sperimentazione. Questo ragazzo aveva avuto un incidente non specifico, per cui c'era una tutta una serie di facoltà cognitive che doveva recuperare. E in realtà quello che è emerso nel mentre io gli ho proposto un gioco, che in questo caso non era una simulazione sportiva perché era troppo difficile per lui, quindi sono stato su qualcosa di un po' più semplice, ma in realtà a livello neurologico il suo neurologo, proprio a livello di neuroimaging, ha visto che nel suo cervello è cambiato qualcosa dopo le sessioni di gioco. Chiaramente non è che abbiamo fatto miracoli, però diverse facoltà era riuscito quantomeno a recuperarle. E poi c'è un secondo grosso aspetto che si collega molto a quello che dicevi tu adesso, Cristiano, che anche questo, scusate, io non per fare l'evidence base per forza, ma in realtà anche questo ce lo dice la letteratura, perché è stato fatto uno studio in America, mi pare in Texas, su un gruppo di ragazzi proprio con lo spettro dell'autismo, perché l'idea era: vogliamo vedere se effettivamente l'utilizzo di videogiochi aumenta le facoltà cognitive. Ora, loro hanno fatto questo studio, i risultati in realtà erano tiepidi, nel senso hanno detto sì, ma fino a un certo punto dal punto di vista cognitivo. Però poi questi ragazzi aumentavano comunque le loro performance. Loro, quando hanno chiesto ai ragazzi perché, loro hanno risposto proprio questo: perché noi giocando e facendo esperienza del fatto che possiamo farcela, questo ha creato per in maniera diversa, quindi non perché hanno aumentato le facoltà cognitive, ma hanno aumentato in termini emotivi di autostima, e quindi le loro prestazioni sono migliorate, sono aumentate. Quindi questa cosa qui aumenta la motivazione, aumenta l'autostima, e quindi tu più facilmente ti impegnerai anche in dei compiti che magari, anche socialmente parlando, un po' la società intorno a te ti ha detto che tu non puoi fare, tu te ne sei un po' autoconvinto, ahimè, e invece questa cosa qui agisce anche a livello motivazionale. E poi l'ultimo aspetto sociale, che è quello secondo me fondamentale, che avete spiegato benissimo e ampiamente voi, rispetto a quello che è il gruppo sportivo, che è quello che io dico anche ai genitori, per la paura che uno si nasconda dietro il monitor. In realtà la questione è che quando tu da ragazzi dici: guarda, questa cosa qui che tu presenti hai giocato tramite una simulazione, prova a farti un giro in un'officina o a farti un giro in un gruppo. Questo è tutto il valore dell'appartenenza a un gruppo, dell'aggregazione, della crescita che tu hai in un gruppo sportivo. Cioè, questo ha un valore sociale enorme, che per tutti, non solo per tutti magari i ragazzi che hanno una certa forma di disabilità, che magari purtroppo possono avere uno scoraggiamento da questo punto di vista, ma anche nella mia esperienza clinica per quei ragazzi che magari hanno problemi di ritiro sociale, che non riescono più a uscire di casa. In realtà dici: guarda, questa parte del videogioco che a te piace molto, che è quello dove noi partiamo, puoi trasportarlo in un gruppo di persone che hanno la tua stessa passione. Questi ragazzi arrivano in questo gruppo, sentono quel clima sportivo di mettiamoci alla prova, facciamocela, di supporto reciproco. Questo diventa una leva motivazionale per loro a uscire dalla loro condizione, che secondo me è assolutamente vero, Federico, anche perché poi si innesca il meccanismo di tante ore. Io l'ho vissuto perché sono tanti anni che sono in mezzo a ragazzi e che gestisco dei ragazzi di questo tipo, e si crea poi inevitabilmente, dopo tanto tempo che ci si parla tramite una cuffia attraverso un monitor, è nata ed è cresciuta sempre di più la necessità di incontrarsi. Ah, sì. Perché dopo tanti mesi che passi insieme, arrivi a un anno passato insieme tutte le sere, si instaura un rapporto d'amicizia che sembra ridicolo da dire, ma è vero, è un vero rapporto d'amicizia. Quindi arrivi a livello empatico ed emotivo, arrivi a voler vedere la persona di fronte, ed è bellissimo. Io sono ricordi che ho e che tuttora vivo. Guarda, me le ricordi, mi viene la pelle d'oca, so solo vedere delle persone che paradossalmente è un anno che passano le sere insieme ma non si sono mai visti, che quando si incontrano sembrano davvero gli amici che si conoscono da 20 anni. È bellissima questa cosa. Per cui il sociale, questa roba è, cioè, ragazzi, però ripeto, purtroppo di psicologia, ma voglio dire, cioè, non sono due spicci, c'è, cioè, una roba veramente, guarda, questo è necessario regolamentare tutto il settore, non solo perché finora il sim racing è regolamentato grazie ad ACI, diciamo, ma è proprio importante regolamentare tutto il settore e-sport, proprio per quello che state dicendo, proprio per salvaguardare queste realtà da quello che diceva Cristiano, i soggetti esterni che vedono nel sim racing solo lucro, soprattutto nei confronti delle categorie fragili. E in questo l'Europa se ne è accorta già, sapete perfettamente, della risoluzione di 15 giorni fa,
ha parlato proprio di questo, ha parlato dell'importanza culturale degli e-sport a livello di inclusione, non solo dei disabili, ma proprio di inclusione dei giovani, delle giovani generazioni. Quello è importantissimo, perché l'Europa se n'è accorta, ha dato un input a tutti gli stati membri, speriamo anche all'Italia presto, proprio per regolamentare il settore, quindi non solo quello sportivo puro, chiamiamo quello riconosciuto dal CIO per capirci, quello di cui ci occupiamo io e Cristiano al momento, e comunque di tutte le altre federazioni, ma proprio per tutto ciò che attiene il mondo degli e-sport. È fondamentale. Cristiano mi ha fatto venire la prima volta che mi ha raccontato la pelle d'oca, l'ha fatta venire anche a me, quando mi ha raccontato di queste realtà. E ascoltando oggi Federico ho una prova in più dell'importanza sociale di questo fenomeno che non è regolamentato, perché purtroppo, cioè, è fondamentale la legge in tutti i settori, no? È chiaro che è un settore che intanto è un processo che comunque è inevitabile, cioè le nuove generazioni sono fatte, esatto, di questo. Io ci penso ogni tanto, dai miei 50 anni penso a come vivevo la socialità io, no? E lo sappiamo tutti, cioè, allora giocavi a pallone dalla mattina alla sera in un campetto con due maglie appoggiate per terra, cioè non avevi strumenti, diciamo, per isolarti, anzi i genitori ti buttavano fuori di casa e dicevano vai a giocare, vai fuori dalle palle. Adesso inevitabilmente il meccanismo è cambiato, per cui cercare di cambiare il meccanismo dei giovani, dove l'aggregazione è inevitabilmente digitale, in primis digitale, no? Non si può cambiare questa cosa, va gestita, educata e secondo me è portata nella giusta direzione, perché poi, ripeto, è cambiato il modo, diciamo, di connettersi, è cambiato solo questo, dopodiché, ripeto, l'aggregazione, l'associazione sportiva, il team, la community, cioè un po' tutte queste cose portano inevitabilmente poi il contatto umano di questi ragazzi. Sì, ahimè è cambiata molto velocemente, no? Quindi chi dovrebbe insegnare ai ragazzi nuovi, ai ragazzi di adesso, come gestirla, non è capace, cioè, sono i pochi, quindi bisogna cominciare a formare un po' prima loro e trasferire il come la socialità può cambiare e come può essere importante. Noi l'abbiamo, penso quasi tutti, vissuta, no? Quello che dicevi prima, sia da ragazzino ero in compagnia di 80 persone, no? A trovarci tutti nei parcheggi e via, adesso la vivo anche quella nuova, no? Con la community con cui abbiamo trovato, ci siamo trovati, ma ci siamo diventati legami talmente forti che ne abbiamo creato una società per trasmettere quello che abbiamo vissuto noi agli altri, no? Perché molti non ci arrivano a quello che stanno effettivamente vivendo o lo vivono nel modo sbagliato, no? E quindi sono concetti sicuramente molto, molto belli e divulgazione, informazione va fatta a tutti i livelli. Voi parlavate proprio per, anche, per non demonizzare, proprio per questo. Esatto. Va formate anche le istituzioni. Tu prima inizialmente parlavi di scuola e quando sento parlare di scuola mi si accende comunque sempre una fiamma che è contrastante, perché da un punto di vista le scuole sono estremamente chiuse, no? Per l'esperienza che abbiamo trovato noi, continui a battere ma continui a trovare muri. D'altra parte ci sono alcune realtà che riescono a sfondare e hanno progetti bellissimi, no? Dove coinvolgono gli studenti a vedere un mondo diverso, che non è solo il gioco, perché moltissimi sono già e-sportivi, non lo sanno di essere, quindi va spiegato che sono degli atleti, devono gestirla ad integrazione della vita reale e possono vivere la passione in modo decente. Poi vanno formati i genitori che dalla mattina alla sera che stanno perdendo tempo. Diventa un po' più complesso. No, beh, guarda che quello che dici però è molto importante, perché io lo sto vivendo, l'ho vissuto nelle varie situazioni, diciamo, in esterno. Emanuela quest'anno mi ha seguito, è venuto a Bergamo all'Assemblea Nazionale dell'ANCI, dove avevamo lo stand con i simulatori. L'abbiamo fatto anche a Rimini, e quando spieghi a un genitore tutto quello che c'è dietro a quello che sta vedendo nello stand,
pensando che sia un gioco e gli vai a spiegare che c'è la federazione, che i ragazzi sono seguiti, c'è una regolamentazione, c'è tutto questo contesto, i genitori rimangono basiti perché escono da quello che è il concetto di mio figlio si rincoglionisce davanti a un monitor a no, ma mio figlio allora sta facendo uno sport, sì, dove è seguito, tutelato, e quindi cambia quello che è la visione del genitore. Quindi è molto importante quello che è il fatto proprio di spiegare ai genitori e di creare culture ai genitori su questo mondo, per fargli capire che ci sono attività davanti a un PC che possono essere nocive, ma ci sono attività che invece possono essere molto positive e d'aiuto soprattutto. Quindi questa è la cosa più difficile. E all'interno delle scuole, sì, come dici tu, c'è chiusura, però si troverà il modo di far capire questo meccanismo, intanto perché può diventare interessante anche per la scuola stessa, perché in realtà potresti insegnare facendo divertire i ragazzi, perché tu capisci che se devi fare il calcolo della benzina e sfrutti la matematica per fare un calcolo della benzina per il tuo compagno di squadra per finire la gara, se tu che sei bravo a disegnare devi disegnare il marchio del team invece che disegnare una cosa noiosa che non ti piace, se ti devi allenare fisicamente perché tu sarai quello che guida, cioè questo secondo me diventa positivo all'interno di una scuola, in ogni singola classe, e tornare a quei famosi giochi della gioventù che c'erano alla mia epoca, cioè quelli dei dinosauri probabilmente, però farlo stavolta con gli sport, e questo secondo me all'interno delle scuole invece sarebbe molto interessante e importante, sia per i professori stessi, sia per i ragazzi che fanno qualcosa di attuale e contemporaneo. Assolutamente. Anche questo perché è tutto loro... il discorso della gamification, che è la strategia didattica della gamification, che assolutamente è un metodo costruttivista, tra l'altro è riprovato che abbia dei vantaggi. Però su questo devo dire che almeno qui sul territorio bresciano, dove sono io, qualche formazione sulla gamification mi è capitata di farla, quindi timidamente qualcuno si sta un po' affacciando alla cosa, anche certi qui. Comunque è molto positivo perché c'è anche un ricambio di professori adesso, perché molti dei nuovi concorsi sono tutti ragazzi tra i 30 e i 40, quindi più o meno sono un pochino più predisposti, e anche la vecchia guardia, tutto sommato, devo dire che bisogna anche dare atto che ho visto anche professoresse di matematica di 60 e rotti anni, molto curiose, e di una classe che ho seguito di professori, una dei pochi che l'ho utilizzato era proprio quella di 65 anni di matematica, ha fatto un quiz con delle cose, cioè, quindi c'è anche da spezzare una lancia a favore di molti professori che si mettono ancora in gioco nonostante. Quindi ecco, sono anche abbastanza ottimista per questa cosa, nonostante condivida il fatto che io non sai quante quante borsette delle mamme ho schivato alle serate di quando dici certe cose è difficile dopo, diventa scomodo. Va bene, io vi direi che vi ringrazio per la bellissima chiacchierata, e potremmo andare avanti per veramente un sacco di tempo, ma vi lascio finire il fine settimana con le spese di Natale, e soprattutto vi auguro delle buone feste, anche perché noi ci fermiamo fino a metà gennaio con col Saturday, e quindi ci tenevamo a finire questa diciamo questa prima serie di episodi proprio con voi, e augurare delle buone feste a tutti. Grazie mille. Grazie a voi. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Grazie a voi, buon Natale a tutti. Ciao ciao. Ciao.